Ma i numeri li hai già detti, il bollettino ormai delle 6 del pomeriggio, 4.636 positivi, 523 guariti che sono l'11%, 197 morti che sono il 4,25% e 462 pazienti in terapia intensiva che è uno dei punti su cui si concentra l'attenzione perché la questione ovviamente sono le cure e le terapie intensive che scarseggiano. La regione più colpita resta di gran lunga la Lombardia e infatti stasera verso la fine del pomeriggio, tra l'altro c'è stato il prefetto di Bergamo, la prefetta di Bergamo, anzi il questore di Bergamo sono positivi, l'hanno dichiarato loro stessi, alcuni cominciavano a dire che ci saranno altre zone rosse in Lombardia. Ci sono stati minuti che si è pensato anche a una misura anche più drastica perché nulla può essere escluso. Dopo queste giornate, in particolare quella di mercoledì, l'ordinanza del governo che chiude le scuole in tutta Italia, oltre altre misure, che ha segnato però l'arrivo dell'effetto indiretto del coronavirus nelle case di tutti gli italiani, tutti quelli che hanno qualche bambino o qualche ragazzo Nel in età momento in cui chiudi le scolastica. scuole in tutta Italia, Vuol ci dire sentiamo che ufficialmente siamo tutti finalmente coinvolti. tutti coinvolti. E la decisione di ieri del Consiglio dei Ministri di raddoppiare in pochi minuti il fondo per l'emergenza da 3,6 miliardi a oltre 7 miliardi. Considera che quando c'è una legge di bilancio per spostare una partita di spesa di poche centinaia di migliaia di euro o di qualche milione, ci sono polemiche infinite, emendamenti. Il governo, legittimamente, il governo Conte per tutto l'inverno ha detto abbiamo messo 2 miliardi sul Fondo Sanitario Nazionale, come dire, non si faceva da anni, ieri ne hanno trovati più di due in pochi minuti per dire la misura dell'emergenza. E poi i messaggi delle principali cariche, quello di Conte su Facebook, quello di Mattarella ieri pomeriggio, Mattarella che ha detto una cosa, ha detto agli italiani: state calmi, non preoccupatevi. Sul piano politico ha detto: decide il governo. E averlo detto, dicendo che la Costituzione gli assegna questo compito, mi è sembrato significativo perché è stato come dire che fino a quel momento sul tema chi decide, ecco. Un filosofo politico del Novecento, Carl Schmitt, diceva: sovrano è chi decide nello stato di eccezione. Che noi siamo nello stato di eccezione mi sembra difficile contestarlo. Chi decide nello stato di eccezione per 2 settimane non è stato così chiaro, anche perché siamo in una democrazia, però in questi momenti bisogna anche capire chi prende in mano la regia, altra parola che ha detto ieri Mattarella. Mattarella ha detto decide il governo e non era scontato perché appunto su questo tema c'è stato un certo contrasto. Ultima notizia della giornata, le opposizioni hanno chiesto, Salvini, Meloni, Tajani, hanno chiesto un piano di 30 miliardi, quindi molto di più, e hanno ricominciato a bombardare sull'Europa. Effettivamente, questo non per sovranismo, ma che l'Europa stia facendo qualcosa in questa condizione, ecco, mi sembra che l'Europa sta facendo veramente pochino. Grazie Marco.